Che bello, ciao! Forza, pendagli da forca venite! Abbiamo due ospiti e noi faremo di tutto perché si divertano! Fazzolletico! Sarà un giretto da brividi! Tenetevi stretti i mutandoni! La campana sta suonando, i fantasmi van cantando, tutto stai tremando, riesci solo a far così. Occhi al buio minacciosi, già pensieri spaventosi, senti il cuore in gola e a quel punto tu fai. Dalla paura scampo più non hai, noi ci impegneremo e nel dolore griderai. Questo è il nostro show, nel coro canterai, è una festa dove gli incubi non finiscono mai. Intorno abbiamo cominciato, tra poco dal terrore resterai mortificato. Tra gli zombie e poi vampiri, fai di cancro e fantasmi, perdi la ragione, riesci solo a dire arrenditi agli spettri che già fatali sono per te. La paura ti condanna, non ti serve più sperare, tanto ormai non puoi scappare. Incredibile, continua a ridere! Non mi sono mai sentito tanto umiliato in vita mia! Devo assolutamente fare qualcosa! Che bello! I nostri amici andrebbero pazzi per questo posto! Amici? Quel tipo ha degli amici? Perfetto! Finalmente ho capito come fare a spaventarlo! Dolcetto o scherzetto? Ehi! Quel fantasma somiglia a Van Sandy! Oggi, Bob! Apri! Aiuto! E quelli somigliano a Mr. Crab, a Squiddy, a Gary, a Plankton! Che ridere! Oh, Patrick, non riesco più a smettere! Perché tu invece non ridi? Patrick, va tutto bene? Aiutami, SpongeBob! Mi prude il setterino del corpo! Cosa? Dimmi che è solo uno scherzo, non fa ridere! Mi sbagliavo, amico mio! Certe volte fa paura è uguale a... fa paura! Oh. Sì, anche a me risulta così! Fa paura uguale a... Evviva! Ho vinto! Ci sei cascato! Mai visto una cosa così spaventosa? Neanch'io, ma ora torniamo indietro. Indietro? Tu sei matto! E tu senza spina dorsale non possiamo abbandonare gli amici. No, hai ragione, però io ho paura. Almeno mi tieni per mano. Va bene. Ecco, io... Ne posso fare anche meglio? Visto? E guardi questo, e questo, e questo, e questo! Guardi questo, signore! Aiuto, continuo a sentirlo!
non c'è verso di fermarlo! Che razza di rumore insopportabile! Fate sparire quegli stivali, vi prego! E portatemi una spirita! Sai, Gary, questi stivali mi hanno cambiato la vita, non me li toglierò mai più! Sogni d'oro, Gary? L'odore dei soldi appena fatti. Tanto silenzio e tanti soldi. Mister Krabs! Che ti succede, figliolo? Oh, Mister Krabs, mi dispiace tanto, mi dispiace. Va tutto bene, figliolo? No, non va bene per niente, ho perso gli stivali, i suoi stivali di inestimabile valore. È tutta colpa mia, l'ho delusa. Mi dispiace, mi dispiace. Dai, tirati su, figliolo, non è la fine del mondo. Invece sì, è la fine. No, basta piangere. Ti ho portato dei guanti magici da forno. Voilà. No, non è la stessa cosa. Aveva ragione lei. Non ero degno di quegli stivali così prestigiosi. Povero ragazzo. Mi scusi? Non ho fatto niente! Oh, beh, che cosa desidera? Vorrei ordinare, per favore. Cosa prende? Beh, prenderei uno... Può ripetere? Sì, d'accordo, vorrei uno... Cosa? Ho sentito cosa desidera il signore. Ha detto che prenderebbe uno... Eh? E per dessert uno... Che cosa? Mi l'ha scritto quel menù! Ma no, che succede? Signore, solo non sono all'altezza del famoso specialista di patatine fritte! Guardi questo! E guardi questo, signore! Signore, guardi questo! Basta! Pietà, basta! Liberatemi da quel rumore! Va bene, lo confesso, sono stato io! Ho rubato quegli stivali, sono nascosti qui! Proprio sotto il pavimento! Ma per piacere, vi prego, fermate quel rumore, fermate quegli stivali micidiali, vi supplico! Aiutatemi, vi prego, non ce la faccio più! Quegli stivali devono sparire per sempre! Che ci faccio qui se non posso mangiare? Ah, sei qui per aiutare un amico. Vedi, vecchio mio, stasera noi due contatteremo uno spettro. Parteciperai a una seduta spiritica. E dopo potremo mangiare i mobili? No. In virtù del mio magico potere, do inizio a questa seduta spiritica. Evoco il venerando spirito di Rusty il ciccione, leggendo le parole del sacro testo. Aceto di vino bianco, farina, semi di senape freschissimi, sale, acqua, paprika, aromi naturali. E ora manifestati, venerando spirito di Rusty il ciccione. Noto anche come proprietario del locale la costola di balena. Oh, la costola di balena! Ma dov'è Rusty? Qui, bravo, è Rusty il ciccione!
Oh no, quello è un fantasma! Tu avevi detto uno spettro, invece è un fantasma! Io vado via! Meglio da quest'altra parte! Dobbiamo liberarci di quel mostro! Lui diceva mostro in senso buono. Ok, sono lieto che sia tutto chiarito. Parliamo di lavoro. Allora, Rusty, puoi dirmi la ricetta della rastichella coriacea? Sarebbe tutto chiaro se ti capissi. Ho trovato. Scrivimi qui la ricetta del tuo panino numero 9. Oh già, sei un fantasma. Puoi mostrarmi come lo prepari? Wow! Ehi, Rusty, hai una cucina fantastica! Però dove sono le salse, il pane, le verdure? Un panino ricavato dal relitto di un'imbarcazione! Oh, parbleu! Malacca? Non vorrei che lo assaggi. Ok. Che profumo industriale. Beh, almeno ha un gusto originale. È mai possibile? È lei, la rastichella coriacea! Ragazzi, tutti fuori presto! Il panino numero 9 è tornato! È vino! Ehi, non avevo evocato anche voi? No, siamo stati evocati dal panino numero 9! Si sentiva il profumo da sottoterra! Rastichella! Oh, guarda, è finita la gomma lacca. Vado a cercarne dell'altra. Non hanno certo un bel aspetto. Amici, il merito di questa splendida serata è del nostro amico Rusty. Dimostriamogli la nostra gratitudine con qualche ululato spaventoso. Ragazzi, detesto fare il guastafeste, ma si è fatto tardi, perciò tutti a casa. Queste sono le cose che mi rendono estremamente nervoso. Quindi sai che ti dico, moccioso? Lasciaci in pace! Adesso basta, vi ricordo che questa è proprietà privata. Andate via, e subito. Vuoi che andiamo? È una questione di... Che schifo, è appiccicoso. Adesso basta con gli scherzi. È giunta l'ora di fare sul serio. Distruggiamo tutto quanto. Ma da cosa ti sei vestita? Come sarebbe? Sono un pesciolino in una boccia! Non si capisce. Sei pronto, SpongeBob? È il momento, Patrick, spegni le luci! Sono il fantasma dell'olandese volante! Tremate, sono qui per prendermi le vostre anime! Quello è SpongeBob! SpongeBob! SpongeBob!
Aiuto! Aiuto! Non sono affatto SpongeBob! Sono qui in incognito! Ora basta! Quello sì che è il vero olandese volante! Potete scommetterci, certo che sono l'olandese volante! Ora state zitti e ascoltatemi bene! Voglio impossessarmi delle vostre anime! Silenzio! Siete un branco di pesciolini senza fegato! Ogni anno c'è sempre un citrullo che si traveste da olandese volante! Gettando il mio nome e la mia reputazione nel ridicolo! Ma non è soltanto questa la ragione della mia apparizione. Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso! È colpa sua! Brutto mostriciattolo! Tra tutti quelli che hanno tentato di imitarmi, sei tu il peggiore oltraggio alla mia reputazione! Vuoi dire che non faccio tanta paura? Chi tu? Fare paura! Lascia che ti dica chi fa paura sul serio. Devi sapere che ci sono un mucchio di cose spaventose nel mondo. I ragni, per esempio, fanno paura. E poi io faccio paura. Mentre tu, vabbè, tu non fai paura per niente. È ora di finirla con questa storia. Stai attento! E innanzitutto liberiamoci del moscerino. Mai detto, l'ho fatto spaventare. La vuoi piantare? Tieni, regalami un po' di tregua e porta fuori la spazzatura. Agli ordini. È ora di buttarla, è ora di buttarla. Devo proprio andare fuori. Vedi tu, il raccoglitore è fuori, quindi... Sono un po' perplesso. Siccome è fuori un po' buio. Ma come? Credevo che ti piacesse il turno di notte. Hai ragione. Per l'onore del Krusty Krab! Una sciocchezza. Quindi vorresti dirmi che non hai paura? Ma va... Beh, io invece sì. A maggior ragione dopo... Beh, lo sai, vero? Cosa? Che cosa so? Come, non te lo ricordi più? Ma era su tutti i giornali! Che cosa? Dimmelo! No, no, meglio di no, non è una buona idea. Non voglio rischiare di rovinarti il turno di notte. Ti prego, dimmelo, 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 dimmelo! Vorresti farmi credere che tu non sai niente della storia del... mitico trituratore di carne solitario? No, scusa, come hai detto che si chiama? Il mitico trituratore di carne solitario. Il mitico tritura... Il tritico mitura carne. Il timido critico afistico maturaclatico temetico carolla mitico. Appunto, mitico trituratore di carne solitario. Ma la maggior parte della gente preferisce chiamarlo solo... Ah! Visto che questa è l'unica cosa che può dire chi lo incontra negli attimi precedenti. L'assalto! Ah, raccontami la storia! Narra la leggenda che tempo fa in questo ristorante lavorava il trituratore di carne solitario ed era un ottimo cuoco, esattamente come te. Solo che era più maldestro. E infatti, una certa notte, mentre lui tagliava i suoi bravi crabbi patti, ecco l'ineluttabile. Dimenticò la salsa segreta? No. Non si lavò le mani? No. Confuse le dosi? No! Accadde che si tranciò la mano con il coltellaccio. Come vuoi dire così? No, forse così. O 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 forse così. Il fatto è che non era una spugna. E allora? Allora restò senza mano! E così mise al posto di quella mano una vecchia spatola arrugginita, ma il giorno dopo lo investì un autobus! E così durante il funerale fu licenziato!
fatto tutti... Che giorno è oggi? Martedì. Tutti martedì notte il suo fantasma fa ritorno qui al Krusty Krab con il solo intento di attuare la sua implacabile vendetta. Ma questa è proprio la notte di martedì. Allora sono certo che arriverà. Come fai a saperlo? Ci sono tre segni che precedono l'arrivo del mitico trituratore di carne solitario. Primo, la luce comincia a fare le bizze, si spegne, poi si riaccende. Secondo... Scusi, mi dà un po' di ketchup. Ecco, tenga. Secondo, il telefono si mette a squillare, ma in realtà non c'è nessuno in linea. E infine, il mitico trituratore di carne solitario si materializza dal nulla su un autobus fantasma. Scende dall'autobus e attraversa la strada senza nemmeno guardare, visto che non ha paura di essere investito, perché ormai è già un morto vivente. E a quel punto si avvicina alla porta del locale e comincia a bussare con quella tremenda mano a forma di spatola. Lentamente apre la porta. E stacca. Quindi si avvicina con passo felpato al registratore di cassa! E indovina qual è la cosa che fa a questo punto. Che cosa? Lo vuoi davvero sapere? Sei sicuro? Che cosa? Sei proprio sicurissimo di aver voglia di saperlo? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Dimmelo! Ti agguanto! SpongeBob! SpongeBob, Io stavo scherzando! Vuole mangiarsi Squiddy e Mr. Krab! Si butti a terra, Mr. Krab! Dica soldi? Soldi! Ma che cosa ti è saltato in mente, SpongeBob? Siamo in grave pericolo, signore! Guardi, c'è un mostro terrificante là fuori! Li hai i soldi per pagare il conto? Oh no, Mr. Krab, quello non vuole mangiare i Krabby Patty! Credo che sia lei quello che vuole! Quello si è già mangiato Wormy! Cosa? Wormy? Perché? Perché? Non ti dimenticheremo, Wormy, mai! Ok, se avete finito con la vostra sceneggiata, vado a dare un'occhiata a questo terribile mostro. Sarebbe quello il mostro? Mette i brividi, vero? È un incubo vivente! Dovevo aspettarmelo. Ok, ho finito di ascoltare le baggianate di questi due svitati. Il fatto che non abbiate mai visto una creatura del genere non significa che sia pericolosa. Noi abbiamo cercato di avvertirli e non ho il coraggio di guardare. Dia un po' un'occhiata allo spaventoso mostro. Un mostro. Lo trovo del tutto innocuo, Squiddy. A me sembra così carino. Mi fa venire in mente i soldi. Figurati, un mostro. Squiddy! Mr. Krab! Ha mangiato anche loro! Adesso si allontana! Prima ha mangiato Wormy, poi ha mangiato Squiddy! Mr. Krab! Quel mostro volante ha divorato tre amici in pochissimo tempo! Dobbiamo informare tutti quanti! Il male vuole attaccarci! Il futuro di Bikini Bottom è nelle nostre mani! Mettiamoci all'opera! Agli ordini, capitano! Ok, mi raccomando, è una situazione delicata! Dobbiamo agire con la massima cautela e sensibilità, hai capito? Ho capito! Scappate! Si sa che fuoco è il mostro! Attenzione, abitanti di Bikini Bottom! C'è un mostro volante che vuole papparci tutti! Attenzione! Una notizia dell'ultimo momento! Un mostro gigante si è abbattuto su Bikini Bottom! Immaginare cosa sarebbe successo se non avessimo avvisato tutti del pericolo! Di quale pericolo parli?